Düsseldorf 2018, Nautica in pillole. Una brevissima cosa riguardo le bussole, che magari per te potrebbe essere super banale, ma siccome qualcuno ogni tanto ve lo chiede qua in fiera, lo vado a spiegare in modo molto semplice. La bussola commerciale, diciamo, quelle che si trovano per la maggior parte sulle barche, sono a lettura piana o a lettura frontale. Adesso abbiamo davanti una bussola a lettura piana. Il fatto di essere a lettura piana vuol dire che io la posso guardare dall'alto. Guardandola dall'alto mi indica ovviamente il nord, però c'è una linea di fede, quindi in questo caso qua è un'asticella gialla che mi fa riferimento alla linea d'asse della barca. Quindi il nostro asse della barca è esattamente il continuo di questa stanghetta gialla, di conseguenza mi indica esattamente la direzione della prora della mia barca, quindi la direzione di navigazione in base alla bussola della mia barca, che in questo caso sono 40 gradi. La guardo in questa direzione qua, anche se ho tutta la bussola completamente in vista. Questa invece è una bussola a lettura frontale, infatti abbiamo la rosa proprio frontale a noi, non la guardiamo da sopra ma da davanti. In questo caso la linea di fede non è là dietro, perché non la vedrei, ma è qua davanti. In questo caso infatti stiamo navigando a circa 320 gradi. Come vedi, lettura frontale. Tendenzialmente sono bussole più sportive, su barche più sportive, infatti vengono messe nelle pareti, fronte al timone o magari proprio sull'albero se la barca è ancora più piccola. Düsseldorf 2018, Nautica in pillole, le bussole. Buon vento e occhio sempre al meteo.